No, passaran! Gridavano i gufi dietro i teleschermi. No, passaran! E invece noi siamo passati e siamo ai quarti! Ciao amici del clan, ciao Marcello, sei un grande, ciao Postman, sei un grande anche tu. Sono Aldo da Taranto, in arte Aldistain, seguimi sul mio canale, Aldistain, tarta di YouTube. Sono una grande partita, siamo passati. Per certi versi mi è sembrata questa partita la fotocopia della partita contro il Milan. Perché proprio come quella partita potevamo vincere tranquillamente 7-8-0 che abbiamo stradominato, stradominato, ma la palla non voleva entrare proprio. Non voleva entrare, non voleva entrare. Meno male che è capitato il rigore all'inizio. Come contro il Milan, dico solo che stavolta il rigore è stato all'inizio, non alla fine. Ed è stato ancora più sacro, sacrosanto quanto quello comunque. Perché non gli puoi dire niente, gli puoi recitare tutto. Braccio pieno, chiaro, l'espulsione anche perché era chiaro occasione da gol, perché se non la para va in porta, quello ha fatto proprio una parata. Era chiarissimo occasione da gol, espulsione proprio sacrosanta, non voglio sentire, non voglio sentire polemiche su questo gol, ma neanche una, perché mi arrabbiano a morire se sento qualsiasi cosa su questo gol, per carità, tira gol. Era rigore, volevo dire. Poi grande Dio parla, c'è Chino che non ne sbaglia uno. O meglio, uno ne ha sbagliato. Dopo quello di lui. Vabbè, lasciamo perdere. Anche loro, per carità, sono andati vicino. Hanno avuto due. Ecco, la differenza tra loro e il Milan. Anche il Milan ha avuto una palla gol. Porca miseria, quell'unica palla gol l'ha messa in porta. E ce la stava mettendo a quel posto, con quell'unica palla gol. Mentre loro e il Porto ieri sera hanno avuto due palle gol, ma proprio clamorose, tutte e due, e le hanno sbagliate clamorosamente. Che è andata come è andata, 11 contro 10, molti dicono che dovrebbe essere una partita diversa, io non credo, perché non vedo nel Porto questa grandissima squadra. Quindi io, come l'ho detto all'andata e come l'ho visto all'andata, c'è un dislivello notevole tra noi e il Porto. Non perché ti voglio, ma perché è quello che penso davvero. Adesso ci stanno augurando di beccare il Barcellona perché ha fatto il miracolo col Paris Saint-Germain. Che è da vedere sto miracolo, ma a me mi sembra strano. Barcellona che fa il miracolo col Paris Saint-Germain e poi va a perdere in campionato 2-1 col Deportivo La Corunna. Vabbè, io non lo vedo così imbattibile questo Barcellona, quella palla è rotonda. Secondo me c'è qualcosa di poco chiaro in quella partita o è il Paris Saint-Germain che l'ha persa perché l'ha giocata male. E la vedi. Comunque non ci interessa, noi pensiamo alla Juve. Alla Juve che sta andando alla grande in campionato, siamo ancora avanti in Champions. Gli altri la guardano da casa. Siamo rimasti solo noi, solo noi, siamo rimasti solo noi. Va bene, detto questo ragazzi, vi do appuntamento al prossimo video, al prossimo post partita. Ancora un saluto a tutti e ancora un saluto a Marcello che sei un grande. Ciao, top line. E ricordatevi che i bianconeri si nasce.